Antonio, benvenuti, benvenuto. Come intitolerebbe questa intervista di fine anno, di fine 2023? Ma come detto lei, finisce un'annata che confermiamo dal 1 gennaio che seguiamo questo trend, una riduzione delle nostre giornate e dei traffici. Questo è l'aspetto. In che percentuale? Beh, siamo su 23.000 giornate in meno, quindi diciamo un 15%, che non è ovviamente migliorabile negli ultimi 2 mesi, che sono quelli che non sono mai stati particolarmente pieni di giornate lavorate, sono più quello che perdiamo noi di quello che è la riduzione dei traffici comunque c'è nel porto di Genova. Nel settore contenitore siamo al 20% in meno, quindi c'è una legittima preoccupazione. Abbiamo attrezzato la chiusura dell'annata in maniera di non avere sorprese, quindi siamo tranquilli a questo punto, nonostante alcune notizie che siamo tranquilli, però indubbiamente non è che finisce a dicembre quello che è il momento di flessione, probabilmente andrà avanti come si suppone, come si sente dire. Quindi c'è questa attenzione particolare anche al 24, ecco, al 2024. Perché c'è questa situazione? Vabbè, perché c'è una situazione internazionale, in tutti i porti europei, in particolare diciamo che noi che facciamo questo lavoro a chiamata, che non è sui PIC che integra l'attività dei terminalisti, dei dipendenti di Telecom, come ben si sa, e pesiamo più del 45% del totale delle giornate lavorate operative, è chiaro che una flessione del genere è superiore, ma riflette il mondo portuale, anche di più per certi versi, Amburgo, Anversa. Noi lo sentiamo in maniera particolare per il tipo di lavoro che facciamo noi. Quindi se continua questo meccanismo, tu hai questo fenomeno strano, perché strano che fa parte. Noi distribuiamo salari, la gente guadagna di meno, avrà mancato avviamento, però c'è un dato che praticamente i costi fissi di un'azienda non vengono coperti da nulla, sono le giornate che ci alimentano la copertura dei costi fissi della compagnia, e non sono le spese nostre, non dipendono dalla gestione, sono i costi fissi di un'azienda. Questo è il problema con cui abbiamo affrontato questa questione con il Vice Ministro, con l'autorità portuale, con il Ministero, perché ovviamente ci deve essere, come c'è stato per il Covid, un intervento in questo senso, e c'è, non c'è per il 24, vedremo. Se i traffici aumentano, non mi risulta, non ci dicono questo, anzi, ci si sta ponendo un obiettivo, un dato di ripetere il 2023 anche del 2024. E qualcuno dice sarebbe già una buona cosa. Non è che sono studi, diciamo così, scientifici, però in giro questo calo dei noli, questo minor afflusso di contenitori dal Far East, dalla Cina, eccetera, le minori esportazioni, le minori importazioni danno questo segnale. Quindi noi dobbiamo attrezzarci, no, non perché chiudiamo l'anno, ma perché abbiamo questo problema subito da affrontare. È quasi un po' curioso, paradossale, perché il porto di Genova sta vivendo un momento di grandi trasformazioni, di grandi opere come la diga, per cui si dice arriveranno navi più grandi, arriveranno 1 o 2 milioni di contenitori in più, ma il mercato al momento sta dicendo Sì. qualcosa di diverso, nonostante, ad esempio, la diga, se tutto andrà bene, dovrà essere pronta entro la fine del 2026. Siamo a 2 anni di distanza, tutto può succedere, però sembra che il mercato non stia proprio andando verso un No, potenziamento dei infatti. traffici. Sì, infatti, a parte che la premessa che voglio fare io è questa, io non faccio un ragionamento politico, perché sta diventando anche una questione politica, questa questione diga, tunnel e quant'altro. Faccio un ragionamento da chi opera in porto, punto, per chi rappresento. Ora, ovvio che c'è un dato, che praticamente noi siamo per lo sviluppo del porto, per forza. Sappiamo che questi investimenti sono in atto. Sappiamo che questi investimenti nello sviluppo del porto producono, produrranno, diciamo così, un aumento dei traffici e quindi delle nostre giornate. Ma questi investimenti, questo sviluppo deve corrispondere alle nostre giornate lavorate anche. Noi affrontiamo da questo punto di vista l'aspetto. Cioè, uno può dire, ma è un ragionamento di parte. Certo, è un ragionamento di parte attiva nel lavoro portuale, è la nostra ragione di parte, non è un torto. Ognuno ha le sue ragioni, chi investe, chi acquisisce quote azionarie, chi si inserisce nell'attività portuale. Noi abbiamo questa nostra ragione che dobbiamo mettere su tutti i tavoli. È evidente che non ci fa, come dire, non ci preoccupa, anzi, assolutamente, non ci fa paura, non temiamo la presenza di grandi gruppi che portano traffico, che saranno quelli che beneficiano dell'investimento per poter aumentare il loro traffico. Se si spaventasse quello, saremmo un'altra roba. È
evidente che misuriamo il tutto anche con le nostre, giornali. Però se aumentano i traffici vi chiameranno di più, bisogna vedere se aumentano i traffici. Sì, però. Io oppure ho, pensa che assumano doppia, più... Ho una doppia attenzione. Uno, che i traffici aumentano, ma quando gli investimenti finiscono. Mm. Quando sono pronte, diciamo così, diciamo, le sponde che attraggano i traffici. Può essere la ferrovia, può essere tante altre cose, ovviamente. La diga, anche, non è che siamo, ci mancherebbe altro. Va detto però una cosa, che se questo è anche vero però che quanti anni passano prima che, e noi in questi anni cosa, che situazione affrontiamo? Quindi noi abbiamo sempre avuto questa idea qua. Io mi ricordo, per fare una battuta, mi ricordo che Barzi De Battini una volta parlò con un grande armatore, la combinazione era in ufficio, in questo ufficio con lui che parlava una sera. Questo armatore gli comunicò che aveva intenzione di investire, era un armatore, quindi un grande armatore, nel porto di Genova, e quindi parlò spesso, continuativamente, al telefono fisso, ai tempi cellulari, non c'è, di questa sua implementazione di presenza, di attività, eccetera. Mi ricordo che Pasi a un certo punto disse, vabbè, ho capito, guarda, io sono di Pisa. Non capì subito l'armatore, poi quando lo sentimmo dopo, in altra direttamente, in presenza, ma dopo un po' di tempo, capì la spiegazione, come dire, se te puoi portare il traffico che vuoi, nei tempi in cui forse puoi decidere gli investimenti e quello che fai, però a me non ne frega niente, io sono di Pisa, cioè come dire, sì. Se a Genova misuro la cosa col nostro lavoro, bene, se no. E questa mi è sempre rimasta. In questo senso i tempi non sono quelli che dei nostri bilanci, delle nostre gestioni, questo è evidente, e non posso dare una responsabilità a chi è l'armatore, è un dato di fatto, però un dato abbastanza oggettivo. Ecco perché dico, a diversità di tanti commenti, ma voi, no, noi non siamo spaventati. Se ci sono questi gruppi che portano attività, è un fenomeno inevitabile, oggettivo, acquisiscono quote azionarie, hanno traffico in mano, gestiscono, sono i primi gruppi al mondo, cioè ce ne sono quattro più grossi del mondo, tra terminalisti e armatori, chi scende a terra, chi... benissimo. E questa è la premessa per il lavoro, quindi non ci preoccupa. Alcuni sono preoccupati, a noi no, non ci preoccupa. È evidente che tu puoi averci come posso, più familiarità con chi dei dirigenti, quadri, amministratori delegati ha vissuto in porto, è diciamo così, in loco, è sempre stato in loco, che quelli che magari ti arrivano da fuori, che prima che ingrani, no? Però questo fa parte anche questo delle cose. Devo dire che sono tanti 2 o 3 anni prima di riuscire a beneficiare di una cosa del genere. È anche vero che se finiscono certe situazioni internazionali, la guerra, la minore importazione e esportazione, posso presupporre che ci possa anche essere un rimbalzo da questo punto di vista nell'economia, nel PIL e quindi in questo afflusso di navi. È vero che però non è tutto così automatico e i tempi sono dilatati, sono diversi. A noi preoccupa questi tempi di questo momento di crisi. Ecco. Insomma, sta dicendo va bene nel 2026, 2027, quando ci saranno le opere, magari arriveranno più traffici, ma noi dobbiamo sopravvivere nel frattempo. Quindi sta chiedendo un sostegno economico per tenervi in piedi in anni difficili. Diciamo che il sistema economico c'è stato, non solo per noi, per tutte le compagnie portuali italiane che hanno la nostra caratteristica, articolo 17. Certo, c'è chi lavora e copre il 5% del lavoro portuale, il 10%, noi siamo al 45-47% l'anno scorso, 45% quest'anno. È ovvio che se c'è un indennizzo Covid, suppongo che ci possa, come c'è nel 23, un indennizzo dovuto a fattori esogeni, la guerra. Sì. Nel 24, se prosegue, bisogna porsi il problema. Stiamo discutendo di questa questione. Il 23 va bene, ma il 24... Per il 23 siete a posto, ma con che bilancio chiuderete? Ma io penso che noi chiuderemo in pareggio. Okay. Come abbiamo, anzi, penso che potremmo rafforzare i nostri fondi rischi, perché è sempre meglio avere alcune. E ovviamente chiudere in pareggio in una fase come questa, lavoro e indennizzi, ma anche obblighi di un piano di riorganizzazione che noi dobbiamo rispettare, perché se non rispetti l'indennizzo non esiste. Mi basta questo? No, mi preoccupo il primo trimestre del 2024, mi preoccupo. Dobbiamo ragionarci su questa roba, dobbiamo ragionare con i terminalisti, ragionare col... Volete un aumento delle tariffe? Beh, diciamo che un aumento delle tariffe è previsto, o meglio, diciamo, un aumento salariale è previsto dal contratto nazionale dei dipendenti che andrà in discussione, insomma, noi non è che siamo esenti da ciò, poi il sindacato chiederà anche a noi di fare la nostra parte come a tutti gli attori dell'attività portuale. Quindi, quello che noi quindi chiediamo, cos'è? Ad esempio, uno... Discutiamo sulla diga, bene, ma chi decide la diga, come è decisa, perché come si sa
sindaco, ci sono i finanziamenti, fa una scelta sul piano regolatore anche. Cosa portano? Contenitori. Chi c'è in porto? Ci sono i grandi gruppi che portano contenitori, poi c'è anche l'armatore che porta i traghetti, Grimaldi, Rorò, che cerca il suo spazio, poi c'è APAC, porta contenitori, MSC, porta contenitori, PSA, ha i contenitori a Voltri. Quindi se San Piero d'Arena, come Voltri, è dedicata ai contenitori, è un piano regolatore che prevede che questo serve, ma se, anche con la diga, invece dei contenitori, a San Piero d'Arena, Genova, Genova storico, si portano Rorò, Rorò Pax, come si chiama, cioè tra merce e passeggeri. Si portano più crociere. Bene, noi ci siamo. Però vorremmo che la cosa fosse un po' trasparente, perché alla fine, cioè, non siamo un gruppo di persone che capita qui per caso, abbiamo vinto una gara, facciamo questa quota di lavoro che tu ben sai, che l'hai pensato io, tu vabbè, ci conosci. E quindi, se noi siamo in questa dimensione organizzativa, bisogna che qualcuno poi ci sia un'interlocuzione, qualcuno ci dica, ma che facciamo? Ho capito, c'è il piano regolatore, sarà fatto. Però io non è che posso spostare la gente, c'è più traghetti, ci vorrà delle figure professionali adeguate, più retromarcisti, più lavoratori in quel settore. C'è più crociere, devo dedicare un gruppo esclusivamente a quello, perché meno male, se le dimensioni sono quelle, è importante. Però se nessuno dice niente, o meglio, se lo dicano tra loro, tra tutti, poi alla fine diventa difficile organizzare le cose. Volete essere coinvolti? Certo, vogliamo essere coinvolti. Nel piano regolatore nuovo? Sì. Nei riflessi del piano regolatore nuovo. E no, all'ultimo arriva la bozza, guarda un po', abbiamo deciso così, facciamo. Questo fa parte delle cose normali, non è una cosa... Non siamo un sindacato, siamo un'azienda, siamo una compagnia, siamo una storia del porto. Quello che facciamo lo possono sapere, i terminalisti lo sanno, gli armatori anche, ma non tutti lo possono sapere. Però quello che facciamo è quello, non è una presenza testimoniale nostra. Ecco, operativa. E quindi, essendo operativa, abbiamo bisogno di organizzarci rispetto a... Questo è l'aspetto che più ci interessa. Ci pare che manchi questo elemento di approfondimento. Se poi diventa polemica, noi non ripeto, siamo fuori dalla polemica politica, siamo dentro alla vicenda organizzazione del lavoro e prospettive di questo apporto con questi investimenti che ci sono bene, non è che dici una cosa. Cosa succederà? Un problema? No, bene, ben vengano, però dati alla mano, cosa numeri? Cioè, cosa vuol dire? Ma ha paura che possa essere una vocazione solo container il porto di Genova? C'è un po' un allarme che lancia, attenzione, state attenti a non... No, io non faccio questo discorso, anche perché sono convinto che non è che decide, non è per mancare di rispetto a qualcuno, non è che decide l'assessore X. Decide il mercato? Decide il mercato e lo fanno questi grandi gruppi. Se si vendono delle quote azionarie, e lo sapremo probabilmente all'ultimo, e uno vende la quota e ci può mettere dentro... anziché i contenitori, dei Rorò, perché trovano il posto per il primo gruppo mondiale dei Rorò, benissimo. O se invece fanno tutto contenitori, quelli lo decidono. Cioè, poi voi dite, ma è così. Voi dite, basta saperlo prima, così ci organizziamo per formare classico, il personale. Esatto. Le chiedo un'ultima cosa, la cito spesso perché è stato uno dei pochi che ha avuto, posso dire, il coraggio di criticare, diciamo, il tunnel subportuale, non nel merito dell'opera, ma per quanto riguarda i cantieri e le difficoltà di operatività che potrebbero... Sì. Sopravvenire. Lei dalla finestra si affaccia sul centro smistamento merci che dovrebbe essere abbattuto per lasciare spazio al tunnel. Siamo nella zona del nuovo parco della Lanterna, ma ha visto partire qualche lavoro? No. Momentaneamente ho visto dei carotaggi, come si chiamano? Sondaggi sottosuolo. Ho visto che ad esempio i dipendenti del CSM hanno trovato una collocazione, ma ci mancherebbe altro che non trovassero la collocazione. Non so se è esaustiva, ma c'è un dato, a me preoccupa quello dei cantieri, ecco, perché il tunnel va bene, ma dove passi? Cioè, io che ho ben presente com'è la strada interna al porto, dove ci sono le crociere laggiù in fondo alla stazione marina, dove c'è una tratta che copre i traghetti Rorò, con i camion che entrano ed escono, ho la preoccupazione che poi finisce che si intasa il lavoro. E quando tu c'hai una squadra chiamata, faccio un discorso molto concreto, alle ore 17, che già sono orari flessibili, se non... Tu ci arrivi, ma se non arrivano i camion, quella squadra di cosa fa? Finisce il turno, se ne va, ce ne vuole un'altra. Chi la chiama? Cioè, nessuno è riuscito. A parte quello che ha sentito anche qualche altro operatore che sulla questione dei cantieri pone un problema di stiamo attenti che non si blocchi il porto, perché non ci vuole niente. A volte basta che un camion si metta di traverso in una strada e sei, cada giù un carico. Ecco, si ferma il porto. Starei attento a questo, non per il tunnel in sé, poi anche lì. Se perdo dei pezzi per il tunnel o per i cantieri, che sono, se fai i cantieri saranno legittimi i cantieri, che sono come ti fai a foto,
Però alla fine la risultante qual è? Il CSM ha deciso di lasciare per il tunnel la sua struttura, tre piani, un magazzino, Gliel'hanno fatto eccetera. decidere. Ne ha fatto decidere e li hanno indennizzati. Io i conti li faccio, perché non è che posso pensare che mi salta le squadre, vabbè, te li Appunto, paghi di maglia cara. chi li No, no, paga? Chi esatto. paga i Esatto, vostri esatto. extra Se me costi? li chiamano, me li pagano se sono dietro a costa. È una cosa, no, è una cosa vera. Oppure mi dimostrano, e non me l'ha ancora dimostrato nessuno, che siamo talmente bravi, sia talmente bravi che si riesce a operare senza intaccare l'operatività del porto. Io sono rimasto con i miei dubbi. Ma ne state parlando già di questi problemi Sì, con ne qualcuno? parliamo così. Ah, ok. Grazie e buon fine Prego, anno. grazie Grazie. altrettanto.